Aumento pensioni 2024 per l'inflazione. Arriva la circolare INPS con tutte le tabelle e gli importi ufficiali del 2024. Perciò vediamo tutto nel dettaglio. La circolare 1 del 2024 dell'INPS ufficializza la rivalutazione delle pensioni al 5,4%. Come sempre, si tratta di un 5,4% lordo che viene applicato a scalare man mano che la pensione cresce. L'assegno mensile di invalidità civile passa da 316 euro a 333,33 euro. A cui, in base ai redditi, potrebbe essere aggiunta anche la maggiorazione mensile di 10,33 euro. Il cosiddetto incremento al milione per l'invalidità civile totale passa a 401,72 euro, mentre l'indennità di accompagnamento sale a 531,76 euro. Passiamo adesso all'assegno sociale. La cosiddetta pensione senza contributi che spetta a chi ha almeno 67 anni e redditi sotto una determinata soglia. L'importo base dell'assegno sociale passa da 507 euro nel 2023 a 534,71 euro nel 2024. Chiaramente, se abbiamo redditi, questi verranno sottratti dall'importo dell'assegno. Arriviamo così alle cosiddette pensioni minime, che non sono né gli assegni né le pensioni sociali, ma sono invece le pensioni in qualche misura previdenziali o comunque lavorative, che però si trovano sotto una certa soglia che viene stabilita di anno in anno. Formalmente si tratta del cosiddetto trattamento minimo, e per il 2024 a queste pensioni spetta sia la rivalutazione del 5,4%, sia una rivalutazione aggiuntiva del 2,7%, a prescindere dall'età. Attenzione, questa rivalutazione aggiuntiva va calcolata al posto di quelle che erano state applicate l'anno scorso, i celebri 1,5 e 6,4%. Tabelle alla mano, il trattamento minimo del 2024 è di 598,61 euro ed è anche lo stesso valore che si usa quando si fanno quei ragionamenti del tipo 3 volte il trattamento minimo, 4 volte il trattamento minimo e così via. Quindi, se la nostra pensione previdenziale con la rivalutazione del 5,4% rientra in questa soglia, allora verrà applicato anche un ulteriore 2,7%. In questo modo la pensione può arrivare al massimo fino a 614,77 euro. Poi, da questa quota di pensione a salire, si applicano invece le fasce di rivalutazione decise dalla legge di bilancio 2024, che non ha ricevuto grosse modifiche rispetto a quello che avevamo visto in passato. Però, attenzione, in questo caso il riferimento è al trattamento minimo del 2023, non del 2024, perché la nostra pensione viene rivalutata sulla base dell'importo del 2023. Comunque sia, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo, quindi fino a 2.271 euro lordi, la rivalutazione applicata sarà del 5,4% pieno. Esempio, per una pensione di 800 euro lordi spetteranno 43,2 euro di aumento per un totale di 843,20 euro. Per una pensione di 1000 euro lordi spetteranno 54 euro di aumento per un totale di 1054 euro lordi. Per una pensione di 1.500 euro lordi nel 2023, l'importo sale a 1.581 euro lordi nel 2024 con un aumento di 81 euro lordi. Per una pensione di 2.000 euro lordi nel 2023, l'importo sale a 2.108 euro lordi nel 2024. Per le pensioni tra 2.271,76 e 2.839 euro lordi, la rivalutazione sarà del 4,59%.
Perciò, per una pensione di 2.500 euro lordi, spetteranno 114,74 euro di aumento per un totale di 2.614 euro lordi circa. E così via. Poi, per tutta la questione riguardante i relativi conguagli IRPEF degli addizionali comunali e regionali, ti rimando al focus che abbiamo realizzato in passato sul cedolino.